Ciao ragazze, allora eccoci qua. Oggi vi faccio vedere un po' di prodotti che ho ordinato dal sito Eccoverde e vi faccio anche una review perché ormai questi prodotti li ho presi da un bel po' e quindi ho avuto modo di testarli per bene. Non ho avuto tempo di girare prima di oggi questo video, quindi ecco, vi posso dare anche le mie opinioni e devo dire che sono molto positive su tutti i prodotti, ecco. Infatti ho già fatto un altro ordine ieri perché appunto voglio provarne altri, mi sono piaciuti. Eccoverde è un ottimo sito e le spedizioni sono molto veloci, poi sono anche economiche, se non sbaglio costano 3,90 euro. Io non l'ho mai pagata perché con un minimo d'ordine di 39,95 euro, 39,90 euro, le spedizioni sono gratuite, quindi è molto conveniente. Allora, iniziamo subito dalla cosa più interessante che appunto mi ha sorpreso di più e che sto amando alla follia, che è la linea di prodotti make-up minerale Lili Lolo e appunto ho preso il fondotinta minerale nella tonalità Burly Buff, che è una tonalità per pelli medio chiare, più chiare che medie, ed è una tonalità neutra, quindi non ha un sottotono né giallo né rosa. Anche se è leggermente tendente a rosa, comunque è un colore perfetto per me, infatti è quello che sto indossando in questo momento. Poi ho preso due correttori, sempre della linea Lili Lolo, che sono il Pippo, Pepo, non so se si dice Pippo, che è giallo, proprio giallo giallo per le occhiaie. E poi l'altro, il Berry Beige, che invece è appunto un beige molto chiaro che serve a coprire le imperfezioni ed è super 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 coprente veramente. E poi ho voluto provare anche un ombretto e ho preso il Chocolate Fudge Cake, che è un colore particolarissimo che dopo vi farò vedere. Allora, vi dico subito, i prezzi non li ricordo al momento, quindi li trovate giù nel box informazioni. Allora, il fondotinta mi piace tantissimo. Tutti i prodotti sopra hanno questo meccanismo di apertura e chiusura. In questo momento è aperto, sto sporcando tutto le dita e poi si gira e si chiude molto semplicemente. Il colore questo, vabbè, visto così voglio dire, non è che se ve lo stendo sulla mia pelle si perde totalmente perché è lo stesso colore, quello che indosso comunque. Quindi se avete una pelle con un colorito simile al mio, ci state, è perfetto. Allora, è un ottimo fondotinta davvero. È meglio di fondotinta in liquidi, per quanto mi riguarda. Per quanto mi riguarda è molto più coprente dei fondotinta liquidi, dura molto di più, tiene sotto controllo il lucido, quindi l'eccesso di sebo, dura tutta la giornata, si sfuma benissimo e la cosa bella è che sembra che non siate truccate quando lo indossate, sembra che appunto sia la vostra pelle al naturale, non sembra che abbiate un fondotinta. Io lo consiglio vivamente, è molto, comunque è molto grande la confezione, sono 10 grammi di prodotto, quindi comunque dura tanto, non ha un prezzo eccessivo, mi sembra sui 12-13 euro.
Quindi devo dire che per quello che costa è ottimo. Non fa l'effetto mascherone, non fa l'effetto polveroso, quindi non sembra alla fine che avete un fondotinta in polvere sul viso, anzi è molto... appunto sembra quasi di non averlo, è fantastico, si fonde alla perfezione con la vostra pelle. Ottimo, veramente. Non eccessivamente coprente, nel senso se voi applicate solo questo, comunque qualcosina si nota, però secondo me è meglio perché quando un fondotinta è molto molto coprente fa l'effetto maschera, cioè automatico. Quando è un fondotinta minerale poi si vede proprio la polvere sul viso ed è una cosa bruttissima, quindi... ha una copertura perfetta secondo me perché poi nel momento in cui avete necessità di coprire le imperfezioni basta prendere il correttore Beroli Beige che è fantastico, assolutamente spettacolare, questo basta pochissimo e va a coprire subito qualsiasi tipo di imperfezione. Infatti se lo applicate col dito è anche difficile poi da sfumare perché proprio si fissa sulla parte che dovete coprire e copre tutto, cioè vi fa sparire anche i brufoloni enormi, super rossi e non si toglie. A differenza dei correttori in crema che durante la giornata fanno ricomparire il brufolo, il rossore, comunque l'imperfezione che avete coperto, questo resta lì, non si toglie in nessun modo, veramente fantastico. Il colore è questo, come vedete, è un beige, assolutamente beige chiaro. Adesso io non ho imperfezioni sulla mano. Non so se si notano le mie venuzze. Magari copro queste. Non si vede più, comunque vi posso dire che ha coperto benissimo. Allora, io ho una pelle piena di imperfezioni, brufoletti, zone arrossate e questo correttore è il miglior correttore che io abbia mai provato. Non ho mai trovato un correttore in crema migliore di questo, quindi ve lo consiglio vivamente. È super super coprente, la cosa più coprente che io abbia mai provato è anche più duratura perché appunto dura tutta la giornata. Spettacolare. Altro correttore spettacolare è questo per le occhiaie. Va a immediatamente illuminare la zona delle occhiaie. Essendo giallo, subito copre l'occhiaia e quindi vi dà un effetto luminoso. Devo dire che però il fatto che sia giallo, ve lo faccio vedere, si nota, nel senso che nel momento in cui lo mettete, sotto l'occhio, a meno che non avete le occhiaie molto scure, le mie non sono scurissime, però comunque ci sono, cioè si vedono. Quando vado ad applicare questo correttore, comunque la zona resta più giallina rispetto al mio viso. Allora, cosa faccio? Dopo aver applicato questo sotto l'occhio, vado a passarci sopra il fondotinta in modo tale che vado a rendere omogenea la zona con il resto del viso e non si nota assolutamente la differenza e le mie occhiaie sono assolutamente sparite ed è una cosa bellissima. E poi ne basta poco di tutti e tre, nel senso, ne basta veramente poco, hanno una coprenza e una durata pazzesca, veramente ottimi. Anche l'ombretto non mi ha deluso, io pensavo, no, ombretti minerali, sì, vabbè, non hanno schifezze all'interno, non hanno nulla che appunto li possa far durare a lungo sull'occhio, di sicuro lo metto, poi sbiadisce, eccetera, eccetera, il colore non è intenso. Insomma, ero abbastanza scettica, devo dire la verità, e invece sono rimasta super sorpresa. Io adesso non ho provato altri ombretti minerali al di fuori di questi, quindi può essere che io sia stata fortunata. Non so se sono così tutti gli ombretti minerali, ma se sono tutti così, voglio fare scorta. Perché questo colore, al di là del fatto che è bellissimo, come tanti altri colori della Lily Lolo, sono tutti bellissimi. Poi io mi sono guardata un po' di swatch. Su internet ne ho voluto prendere solo uno appunto perché volevo provarlo. Anche questo ha il meccanismo appunto di apertura e chiusura. Ma ne ho messo poco.
E oddio mio, io cioè, sto coprendo a tutta la mano. Sto per farvi capire quanto sia pigmentato e scrivente il colore. È un colore molto particolare. Di base è un viola, poi ha tutta una serie di brillantini lilla, lavanda. Guardate che bello! È super super scrivente, super super pigmentato. Assolutamente la durata di tutti gli altri ombretti non minerali, io non ho notato assolutamente nessun tipo di differenza. Comunque ve lo faccio vedere anche bagnato. Eccolo qua. Questo è bagnato, ovviamente acquista tutta un'altra luminosità, vengono fuori molto di più i riflessi azzurrini, lilla, lavanda, quello che siano. Ha un tratto ovviamente molto più deciso. Bellissimo. Infatti, quando l'ho messo, ho fatto uno smokey utilizzando solo questo. Sulla palpebra mobile l'ho applicato bagnato e poi sono andata a sfumarlo applicandolo asciutto. E ragazzi, penso un trucco bellissimo. Bello bello. Poi magari se volete, fatemi sapere nei commenti, vi faccio un video dove vi mostro appunto l'applicazione di questi prodotti se vi interessa. Quindi faccio un trucco completamente minerale utilizzando correttore e fondotinta e poi questo ombretto che da solo è spettacolare. Allora ho preso poi, appunto, dato che volevo provare anche prodotti di skincare perché voglio convertirmi completamente al minerale anche per quanto riguarda capelli, tutto proprio. Ho preso questo set da viaggio con tutti questi prodottini all'interno in versione appunto prova perché ecco mi sembrava un'ottima cosa. Questo è della Aubry e questa è la marca Travel Set e questo è il set per pelle secca e mista. Mi sono trovata da Dio, tutti i prodotti contenuti qui dentro sono ottimi e poi il prezzo è fantastico perché questo set costa solo 9,90 euro, quindi avete l'opportunità di provare prodotti che poi alla fine non sono campioncini perché cioè, ci fate quasi un mese di trattamento, forse anche di più, quindi riuscite a capire bene se appunto vi piacciono o meno. I prodotti sono questi tre: la crema idratante, il tonico e il detergente viso in crema. Poi abbiamo la mini maschera idratante. Allora, di base questi prodotti sono idratanti, tutti quanti molto idratanti perché appunto sono per la pelle secca e mista. Io mi sono trovata da Dio, idratano davvero davvero tantissimo, già diciamo il detergente viso, no? Vi lavate il viso e la pelle è già super idratata, come se aveste applicato una crema. A me capita, avendo la pelle mista però tendente al secco, soprattutto. Capita la mattina appena lavo il viso con il sapone, il detergente, quello che sia, che poi dopo aver asciugato il viso mi tira la pelle perché è molto secca. E il sapone o comunque il detergente andando a sgrassare la rende ancora più secca. Invece con questo detergente qui, di questo set, non accade questo, anzi la pelle è super idratata. Anche il tonico ottimo, anche se poiché io ho la pelle mista non è un tonico che fa per me, io avrei bisogno di un tonico astringente perché comunque ho questa zona del viso grassa, quindi ho i pori dilatati e ho bisogno comunque di un tonico che abbia un'azione seboregolatrice, che questo non ha perché appunto è formulato per la pelle secca soprattutto, che invece ha bisogno di idratazione
Di conseguenza, se avete la pelle secca è un ottimo tonico, se come me avete la pelle mista, comunque è buono come tonico, però ecco, dovrebbe anche essere astringente, cosa che questo tonico non fa, però appunto idrata comunque un ottimo tonico. E poi abbiamo la crema idratante che è ottima, è la crema migliore che io abbia mai provato, una crema che subito si assorbe, subito dà idratazione. Appena la mettete, ha subito un effetto matto, opacizzante. Non mi è mai capitata questa cosa. Di solito, dopo aver applicato la crema, resta un po' un alone lucido che poi si assorbe in seguito. Invece, con questa, appena stesa, proprio la pelle è completamente mattificata. Sembra che abbiate messo una cipria trasparente. Quindi, veramente ottima. Si assorbe completamente e dura tutto il giorno. Vi dà idratazione. Non lucida la pelle, è veramente fantastica e la pelle è davvero idratata. Quando usate questi prodotti che appunto non hanno siliconi, i siliconi vanno a creare, come sapete, una patina sulla pelle, che la lascia morbida, ma sotto la pelle non respira. Quindi quando poi andate a lavare il viso, quindi togliete questa patina dal viso che vi ha dato la crema con i siliconi, la pelle risulta di nuovo essere secca. Invece io da quando uso questi prodotti la mia pelle non è secca, non è secca anche quando lavo il viso, quindi tolgo la crema, la mia pelle sotto è assolutamente elastica e idratata. Io ho problemi anche di desquamazione della pelle, cioè la mia pelle è talmente secca, soprattutto in questa zona qui laterale, no? Del viso, qui, e anche un po' sulla fronte, è talmente secca che proprio si screpola, come quando insomma si prende troppo sole e si fanno le pellicine, no? A me è così, talmente secca che appunto era sempre screpolata, soprattutto sul naso. Da quando uso questi prodotti la mia pelle non è più secca, anche se un giorno magari vado di fretta, mi dimentico di mettere la crema, eccetera. La mia pelle comunque è idratata perché questa crema, questi prodotti penetrano nella pelle e vanno a dare un'idratazione che poi non va via perché è una vera idratazione, non è uno strato di silicone che idrata. Poi, comunque, all'interno del set, al di là del fatto che è troppo carino perché vi arriva con la confezione così, tipo bomboniera. Allora, all'interno del set ho trovato anche dei campioncini. Ora non so se siano uguali per tutti i set o se li mettono un po' a caso, ecco. Due ancora non li ho provati e sono il balsamo equilibrante e poi ho trovato la crema per, credo sia antirughe con liposomi. Comunque la crema contorno occhi. E poi, mamma che profumo, questa l'ho provata. È la crema corpo alla rosa moscheta, che è bellissima, ha una consistenza leggera, subito si assorbe, subito idrata, vi sentite proprio il corpo, la pelle del corpo più morbida, bellissima, un effetto bellissimo ed ha un profumo di rosa bellissimo. Quindi questi prodotti anche super consigliati, provateli. Anche la maschera. Questa maschera è spettacolare. La classica maschera che applicate sul viso, lasciate agire 10-15 minuti e poi risciacquate. Vi lascia la pelle super 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 idratata, bella, cioè voi stareste là 3 ore a toccarla, massaggiarla, bellissima veramente anche questa. Poi ha dei leggeri granuli al suo interno che vanno comunque a fare un po' di scrub leggero, molto leggero, quindi per la pelle mista secca va molto bene, anche perché è la pelle, chi ha la pelle mista o secca ha anche la pelle molto delicata. Infine ho preso questa maschera dell'HD, questa qua. HD è un marchio indiano, quindi ha tutte quelle cose strane, indiane, essenze strane. Questo è al vetiver, che è un'essenza che si usa per soprattutto per i profumi maschili. Infatti è molto, molto aromatico come profumo.
Ed è essenzialmente una terra, cioè come se fosse una specie di argilla in polvere, quindi a me sembra proprio terra, che poi mischiata con l'acqua la spalmate sul viso e diventa una maschera che va tenuta fino a quando non si secca, quindi proprio come la maschera all'argilla, si asciuga, diventa dura, poi la andate a sciacquare e va a purificare la pelle, infatti è proprio per la pelle oleosa e problematica, quindi acne o comunque pelle impura, pelle grassa, pelle mista, pelle impura in generale. Allora, è in questo contenitore qua di latta. Il profumo è molto particolare, speziato, ecco. E poi avete questa bustina e appunto all'interno, se la riesco ad aprire, c'è una polverina gialla, eccola qua, è una polvere proprio tipo l'argilla, molto, molto sottile, di un color giallo ocra. Io molto semplicemente la metto sulla mano, metto un po' di 2 o 3 goccine d'acqua così le spruzzo con la mia mano e poi la vado a mischiare in mano così fino a quando non viene fuori appunto una miscela che spalmo sul viso e lascio stare fino a quando non si secca. E anche questa è un'ottima maschera, anche questa vi fa un leggero scrub mentre l'applicate e va proprio a purificare a fondo la vostra pelle, però senza seccare. E nulla, i prodotti sono finiti per adesso, questo era appunto una specie di iniziazione mia al mondo del make-up e della skincare naturale. Vi ho accennato prima che ho un altro ordine che ho fatto che mi deve arrivare, appena arriva ve lo faccio vedere, e dove ho preso anche prodotti per capelli, altri prodotti per il viso che non sono questi. Questi mi sono piaciuti tanto, però non li ho ricomprati perché voglio provarne altri. Appunto, dato che è la prima volta, voglio un po' cercare di provare altre cose per rendermi conto quali effettivamente sono i prodotti con cui potrei trovarmi bene. Nulla, ragazze, il video è finito, io come al solito vi mando un mega bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!